Eccoci qui e dobbiamo fare un buongiorno molto veloce quest'oggi perché non pensavamo assolutamente che venendo su oggi in altura di trovare questo vento così fastidioso. Invece c'è un vento forte, fastidioso, dopo il maltempo anche l'allerta per il vento, però vi vogliamo far vedere anche il cielo di questa mattina qua sul Comuzzolo di Brunate. Amici, buongiorno, buongiorno a tutti. Soffia fortissimo sto vento, come potete sentire, e sullo sfondo, sulle montagne, sullo sfondo, sì, quella che vedete è neve, e quindi praticamente possiamo dire che ha già nevicato. Guardate, sono montagne alte ovviamente sullo sfondo, però c'è già anche la neve, proprio così. È una situazione incredibile quella meteo di questi giorni. Caro saluto a tutti voi, Elisabetta e Maria Grazia. Signori, buongiorno. Stefano, saluti anche a te. Un vento fortissimo quello di questa mattina che ci ha accolto qua a Brunate. Marilena, buongiorno, la vista è bellissima, ma guardate, signori, che oggi ci vuole veramente altro che il giubbino, il giubbulin, come dice la Ciurornella, ci vuole il giubbotto vero e proprio. Pino da Sormano, ciao Pino, siamo venuti lì settimana scorsa. Ciao Teresa, buongiorno a te, buongiorno anche ad Enrico, buongiorno a Graziella, a Teresa, Freddino, Teresa, anche in Val di Intelvi, Graziella, immagino in Val di Intelvi. Ciao Enrico, saluti anche a Marilena, buon martedì a Gravedona, vento e 18 gradi. Qua invece, Marilena, siamo a 19 gradi, ho visto prima, e vento, un gran vento che soffia fortissimo, sta un po' spazzando via le nuvole. Paola da Ferrara, pioggia forte. Ah, qua almeno è finita la pioggia. Ciao ad Adriana, buongiorno da Canossa, amico Orazio. Ciao anche a Silvana, Marilena Gravedona, sì, l'abbiamo salutata. Un saluto ad Adriana e a Loredana, buongiorno ragazzi, a Rosa Maria e a Jean, a Gavurra il giubbetto oggi. Ciao anche a Claudio, ciao Rosina, oggi è fresco Rosina. Elisabetta, che aria, che guess. Ed ormai sono tutti cultori del dialetto, brava, brava Elisabetta. Mi sposto qua sotto, ciao Maria, ciao, un saluto, grazie, ciao, buongiorno a Cinzia, a Silvana, a Maria, sì, l'abbiamo salutata, a Lella, Silvana d'Albate. Oh, mamma mia, se soffia stamattina. Certo, sta portando via un po' le nuvole. Ciao anche a Luca, Sassent che al bofa. Al Sassent si sente forte. Ciao Valeriana, la nostra amica di Seregno. Da Brunate il paesaggio, il panorama è certamente veramente meraviglioso. Ciao anche a Katia da Albate, fa freddo, ecco, dice la cosa giusta Katia. Katia ha detto che è vero, fa freddo stamattina e ci vuole il giubbotto, ma quello già pre-invernale, ragazzi, stamattina, giuro, non sto scherzando. Dal caldo atroce dei giorni scorsi a un freddo veramente importante, con questo vento che schifo. Come si sente, lo sentite sicuramente in Romania, si voleva dal caldo, qui un giorno si moriva dal caldo, ma oggi mamma mia brividi di freddo, ricco, calcolo, pioggia in due giorni, 120 80, la stessa sempre al bofa, 19 gradi a Moltrasio, anche qui a Como, Brunate, insomma siamo a 19. Cristina, buongiorno, un saluto anche a te, un saluto a Cosimo. La situazione sulla Lariana, Cosimo, è uguale a ieri, la strada è chiusa, infatti sono venuto qui quest'oggi perché abbiamo già visto, abbiamo fatto già l'aggiornamento sui nostri social, Lariana chiusa fino a non si sa quando, nel corso della mattinata forse potrebbe essere riaperta, Cosimo. Ciao anche a Silvana. Gevur un cipunin, assolutamente. Ciao comandante Mirko, il bel tempo tornerà, il sole illuminerà di nuovo il nostro cuore. Beh, grazie anche per questo poco poetico. Ciao anche a Cristina, che notata angosciante con il vento qui a Pugnana. Hai ragione, perché il vento stanotte, Cristina, è stato fortissimo. Ciao Ornella, un saluto anche a Castello. Ciao Cecilia dalla Svizzera, tanti disastri, vero Cecilia? Anche lì, ciao Giacomo. Saluti anche a te Anna e Beatrice, spettacolo, Mario Gatti, ciao carissimo,
anche l'amico Rudy, anche Ruggero, c'è Adriana, c'è Saveria, c'è Silvana che ci saluta, Anna, e il panorama di Propini è veramente straordinario. Allora, vedete il Duomo, adesso vediamo di zoomare un attimino, che ok, c'è il Duomo, ciao Salvatorica, un saluto, poi c'è, vedete, guardate che impatto ha il nuovo lungolago di Como qui dall'alto. Ciao anche a Concetta, un saluto a Salvatorica, Elisabetta, buongiorno, a Silvana, Anna, Rosa, buongiorno, Elena, da Brescia, quanta bellezza, Cleo, Uggiate, con le finestre chiuse e con il copriletto. Ecco, Cleo ha detto una cosa giustissima, ha già fatto il riepilogo, ma prima Katia ha detto una cosa. Sì, è vero, ci sono 19 gradi, ma sembra inverno, sembra veramente, credetemi. Buongiorno anche a Sandra, a Giacomina, il panorama è stupendo, a Italo, dalla Spezia, ciao anche a te Loredana, e poi Anna, belle gite con la funicolare, ricordi, quindi ciao Fiorello, buongiorno a Simonetto, anche Concetta, Emanuela, ciao Emanuela, buon lavoro, buongiorno. Non si sente quasi niente, dice, hai ragione, c'è forte vento, lo so Lorenza, lo so, basta il panorama, dai, godetevi il panorama, poche parole, ma è bellissimo il panorama, colpo d'occhio, è vero? Sono d'accordo, da qui è meraviglioso, guardate anche le onde del lago, vedete? Emanuela, buongiorno a Silvana, mettiti controvento, sono controvento, ma con il vento l'audio è pessimo, lo so, avete ragione, scusate, lo so, non posso fare altro, faccio controvento, vediamo un po', ma è difficile. E Renaia, buongiorno, allora signori, lo so, avete ragione, chiudo, vi saluto, buona giornata a tutti voi, e lo so, ho peccato la giornata peggiore per le quattrunate, tornerò ancora, però gustatevi il paesaggio. Ciao anche a Vittoria, vento forte ovunque, vi aggiorniamo sui social poi per l'apertura della Lariana, che è ancora chiusa, Como e il suo lago, e il vento mi sta male. Senti che roba, vi faccio sentire il vento. Ciao Bianca, buongiorno anche a te, Fio, buongiorno a Vittoria, Fernanda, Emanuela, il rumore lo so, ciao Rudy, Monica, buongiorno anche a Dolores, 17 gradi, è quasi dall'estate all'inverno, ciao Valeria, buongiorno a tutti, stai finiamo perché in effetti si sente male, chiedo scusa, purtroppo sono gli inconvenienti, buongiorno al signor Sergio e a Giuseppe, ciao ragazzi, buon martedì a tutti voi, ciao, buongiorno a tutti, grazie di averci seguito. Per venire qui, va bene, Emanuela, poi Samantha, c'è anche lui, poi c'è Margherita dalla Sardegna e Giuseppe che ci chiudono i saluti di quest'oggi. 7:30 suonano le campane, Anna, ciao, e Cecilia, vista è spettacolare, anche Ornella, ho messo il pane. Ciao ragazzi, buongiorno ancora, a dopo.